adesso? Sì. No. Che, però quale? Non cominciare a voi, va bene. Allora. No. Ti sento o no? Sì. Sì. Sì, così. Anche se la scaletta non sarebbe questa, quindi la prassi non è così, vorrei cominciare con dei ringraziamenti. E il primo che ringrazio è il mio coautore Giorgio Torelli, per due motivi. Per avermi spinto, sollecitato, che ha vinto la mia pigrizia a fare questo lavoro qui, questo libro. Ma soprattutto perché questo libro è stato scritto a quattro mani, è stato scritto, come lui si definisce, che non sono io, da un maestro, che sono io, e da un mio allievo, che è il Torelli. Non dico questo perché per puntualizzare che io sono il maestro e lui è l'allievo, questo lo sanno tutti. Lo dico soprattutto perché c'è stata, non perché per sottolineare che la parte tecnica è stata curata da me, ma piuttosto perché Giorgio Torelli ha fatto sì che questo libro possa essere utile e interessante ai giocatori di buona esperienza, ma anche ai meno esperti. È stato scritto a quattro mani per questo abbiamo avuto, non sono state poche le discussioni, divergenze sulla stesura di questo libro. Fino a 5 minuti fa stavamo discutendo. Perché io pensavo appunto quando l'abbiamo messo in giro che ci fossero troppe ripetizioni, si sente? Quindi situazioni scontate, pleonasti. Lui invece ha detto no, guarda che è meglio se ripetuta Juvent, continua a dire. Quindi se scriviamo le cose in modo più chiaro, io spero che questo abbia contribuito a renderlo chiaro per tutti. Ringrazio, da parte di Giorgio Torelli, ringrazio il mio editore, che è alla mia destra, Stefano Termanini, che ha creduto in questo nostro lavoro, dandogli un corpo, quindi facendo un libro, e adesso tocca anche a lui, insomma, promuoverlo e divulgarlo. Ringrazio, non è qui sul palco ma sta ascoltando, Mariolina De Santis, che è una esperta di musica, di arte, una giornalista professionista e un'appassionata di brisi, ma non è professionista di brisi, di altro si chiama di brisi, che dopo una piccola intervista ha sintetizzato un po' quello che era il libro per un grazie particolare, perché in effetti è stata un po' tagliata, o no, un po' troppo tagliata, però il pezzo originale che mi ha mandato lei io lo conserverò sempre. Ringrazio, sente meglio senza il microfono, no. Luciana Fornari, perché ha decifrato i miei foglietti, i miei appunti, quello che la Patrizia Zoni chiama i pizzini, mettendoli in modo ordinato in un computer in modo che io e Torelli potessimo rivedere e rivisitare e controllare. Ringrazio Anna Maria Squellati, docente di analisi matematica alla Bocconi, che ha controllato tutti quelli che sono i principi statistici contenuti nel libro. Anche lei è presente sul tavolo, alzi una mano, okay. Ringrazio Patrizia Zoni, dov'è? È l'unica di questa scuola, anche la Paola veramente, ho detto
compagna delle squadre allieve ai campionati, quindi praticamente quasi più esperta di me di quello che è adesso il bridge, la realtà del bridge durante i campionati. Ringrazio Paola Draganella controllato con la scrupolosità che voi tutti conoscete, che la contraddistingue tutte le mani e le sequenze dichiarative contenute nel libro, in modo che le carte e i simboli fuori non venissero inseriti in modo corretto. Come si dice, non le è sfuggita neanche una virgola, anzi qualche virgola l'ha anche messa a posto. Sicuramente qualche refuto sarà rimasto in un libro tecnico. Pensate che ci sono circa 800 mani contemporanee. 800 mani significa 800 mani e 300 smazzate. 300 non passate, scusate, situazioni, sequenze dichiarative. 800 mani significa una media di 2 mani ogni pagina, per cui controllarle tutte, qualcosa ci sarà scappato sicuramente, però abbiamo fatto del nostro meglio. Adesso, prima di parlare del libro e dei contenuti del libro, di che cosa vuole essere questo libro, io passerei la parola a Giorgio Torelli. Si sente bene? Io ho poco da aggiungere, visto che la parte quello che mi interessa far notare è che questo forse è il primo libro di Bridge che ha un doppio volto, una doppia faccia, cioè può essere considerato un testo di Bridge che uno legge dall'inizio alla fine, ma può essere anche considerato un libro che serve di consultazione a tutti i giocatori, principianti o agonisti, che mettono in dubbio, che hanno dei dubbi su un certo sviluppo recitativo. Molto spesso voi sentite dire: ma tu con questa mano cosa avresti detto? Ecco, il libro è fatto in modo che si riesce a trovare la situazione che loro hanno in discussione, cioè l'indice è articolato, tutta la struttura è articolata in modo tale che si possa arrivare a consultare quella che l'opinione, oserei dire, del nostro maestro, ma non solo di lui, anche di tutti quei maestri che lui, con molta umiltà nella stesura del libro, ha voluto avere un parere per confrontare la sua opinione con l'opinione di questi altri maestri. Questo è particolarmente interessante, così interessante che io vi devo parlare di un particolare tecnico di come è fatto il libro. Il libro è fatto in modo tale che, a differenza di quelli che sfogliamo nel nostro precedente libro, e dicevo, ma dopo un po' si sfalda, le pagine se ne vanno in giro, tu mi devi rendere i soldi, qualcuno mi ha detto addirittura questo, no. Questo libro è relegato a piccoli picchi in modo tale che si può garantire a lungo la consultazione senza che il libro venga, per così dire, a rovinarsi. E questo è un concetto molto importante. Perché? Perché permette ovviamente non solo imparare cos'è la quinta nobile, anche se messa in modo tale che l'utente può sempre scegliere di utilizzarla secondo le proprie affinità psicologiche, no? Ma permette la possibilità di consultare continuamente quelle situazioni
che alla fine di ogni torneo uno si pone regolarmente, oppure alla fine di qualche mano giocato uno si pone regolarmente, no? Questa è la grossa novità di questo testo, perché oltretutto è dettagliato in tutti i particolari degli sviluppi recitativi, per cui si arriva sempre a identificare quello che è l'opinione che ha avuto il libro. Ecco, questa è la particolare e la novità. Io poi, visto che Franco ha paura di parlare di se stesso, devo ricordarvi che lui ha un'esperienza di insegnante di parecchi decenni e oltretutto è stato insegnante degli insegnanti, giudice nella scuola degli insegnanti e oltretutto un meraviglioso e incredibile giocatore, no? Io ricordo che avendo giocato tanti anni fa male con lui e lui mi ha detto: ma tu mi odi? Avendo sbagliato un mucchio di dichiarazione che con il suo, che con le sue particolari giocate e anche con le giocate dei controgiocanti, per la verità, abbiamo fatto una media eccezionale, quasi il 92%, che secondo Carozzo dice la media più alta che io abbia mai sentito parlare. Questo deriva dagli errori, ovviamente, perché dovevo andare sempre fuori contratto per poter fare un top. Ma questo è un racconto che io vi faccio, ma quello che voglio farvi ben capire è l'utilità che ha quotidianamente questo libro per un brigista curioso, per il brigista che vuol capire se quella licita è valida o non è valida, se c'è una forma alternativa, perché la trova rapidamente sul libro, e questo è l'unico libro di Brigge che presenta questa caratteristica. Va bene, credo di aver detto tutto. Adesso parliamo un po' dei contenuti di questo libro. Al di là del titolo, La Quinta Notte non è un libro sul sistema di Quinta Notte, è un libro che parla di dichiarazioni naturali, tutta la dichiarazione. Pensate che su 420 16 pagine ci sono soltanto 90 pagine che parlano di Quinta Notte, cioè le aperture, le risposte, le seconde dichiarazioni dell'apertore, le seconde dichiarazioni del rispondente, basta. Tutto il resto, quindi insomma, circa altrettante pagine sugli interventi e le riaperture che prescindono dal sistema Quinta Notte, non c'entra niente. Molti pensano che Quinta Notte si stravolga tutto il Brigge, no, riguarda soltanto la maggior parte delle situazioni che riguardano la Quinta Notte, sono aperture e risposte, lo ripeto, e seconda dichiarazione dell'apertore. Ma quando si parla di interventi, di riaperture, di accostamenti a slam, ci sono circa 50 pagine sugli accostamenti a slam, ci sono circa 80 pagine sulle convenzioni. E a proposito delle convenzioni, io non amo molto, a proposito delle convenzioni, non possiamo aver messo tutte le convenzioni, le centinaia di convenzioni che vengono usate in tutto il mondo. Abbiamo cercato di discutere su quelle che sono le più importanti e quelle che ritenevamo che sono le più utili e le più utilizzate dai giocatori in tutta Italia. Adesso, come diceva Giorgio, questo a mio parere non è un libro da studiare a memoria, è un libro da consultare, un libro da tenere a casa e da consultare, nel senso che dovete fare, vi sarà capitato, dovete fare un torneo con un giocatore con cui non avete mai giocato, però che gioca assolutamente, però non può prescindere, gioca l'apertura di Due Fiori Crodo, che voi avete dimenticato perché non ha giocato da 20 anni. Andate a pagina 200 e in una paginetta ci trovano gli sviluppi e l'apertura di Due Fiori Crodo. Giocate in un contesto di gente che ha invitato a fare un torneo
dove tutti, sapete che tutti giocano la convenzione due quadri multicolor, e voi volete sapere, non volete giocarla voi, ma volete sapere le contromisure, andate a pagina 215 e troverete le contromisure a due quadri multicolor, e quindi è più da consultare che da, e non si può sapere, no? E le convenzioni che ci sono l'hanno scelte a seconda della propria a seconda del proprio compagno, a seconda dell'esperienza della coppia, quindi non è che bisogna conoscere tutti. Volevo dire anche un'altra cosa, noi 30 anni fa, Giorgio Torelli ed io, abbiamo scritto un libro, La logica del bisogno naturale, abbiamo condensato i principi del naturale in questo libro qui, 40 anni fa. È stato un pochino, non è stato facile, perché in tutta Italia c'era il caos, ve lo garantisco, cioè in ogni città, non ogni regione, ogni città aveva il suo sistema, il fiore napoletano, tutti avevano sentito parlare, fatto da Eugenio Garadia, il fiori romano, Giorgio Belladonna, il fiori Arno, Camillo Battisticcio, il quadri Livorno, Benito Bianchi, il rever bolognese, Salvestrini, la gallina padovana, il sistema, il fiori Trinacria, ho cominciato io a giocare il fiori Trinacria, che era un sistema basato sul corto lungo. Poi il buon presidente, adesso presidente della Federazione Mondiale e allora presidente della Federazione Italiana, Gianarrivo Roma, ed io abbiamo creato, diciamo, il settore insegnamento e abbiamo quasi imposto, abbiamo un sistema che si insegnasse, che i maestri insegnassero un sistema a base naturale. Adesso sono passati molti anni. E un pochino, è rimasto un po', anche se i sistemi convenzionali, i sistemi che ho citato, la base fioriforte, sono quasi del tutto scomparsi, non del tutto, quasi scomparsi, e quindi c'è un ritorno naturale. Però probabilmente, e questo lo devo dire, probabilmente a causa della quinta nobile, il caos c'è ancora. Perché? Di quinte nobili ce ne sono tante, quindi non c'è bisogno. Noi abbiamo cercato, dal momento che non è che noi, quello che abbiamo scritto noi è imposto, è soltanto, ha preso come un consiglio, ma abbiamo voluto fare un sistema che fosse naturale, cioè un sistema dove niente deve essere allertato, a parte le convenzioni. Però tutto il resto non deve essere allertato. Poi è ovvio che siamo un po', questo l'ho già detto a Giorgio prima, siamo un po' fuori coro, siamo un po' controcorrente, nel senso che probabilmente la tendenza invece è diversa, le opinioni sono tante, ma noi, e le critiche saranno tantissime, ma noi, tanto le critiche non è che mi facciano molta paura, ben vengano, però a parte questo, noi nel nostro libro abbiamo scritto, poi chiudo, abbiamo scritto anche le alternative al sistema che proponiamo, ma non criticandole, dicendo anche che quali sono i dati buoni. Io vorrei vedere soltanto la pagina, non mi ricordo il numero, a pagina 79 c'è, abbiamo scritto però piccolino, abbiamo ridotto il carattere, c'è la risposta di due, sull'apertura di un cuore di un picco, e la risposta di due quadri convenzionali. E che significa o positivo con le quadri oppure
debole con l'appoggio, per differenziare un po' l'appoggio diretto oppure l'appoggio dopo due quadri. Non voglio entrare nel merito della convenzione, però vi dico soltanto questo: abbiamo scritto questa convenzione presenta il vantaggio, e di queste frasi questo libro è pieno, cioè di convenzioni che di situazioni, di sequenze dichiarative, di convenzioni che sono diverse da quelle che proponiamo noi. Ce ne sono tantissime e le abbiamo scritte, e le abbiamo scritte dicendo sempre questa convenzione presenta il vantaggio. Poi invece le critiche, è ovvio che ci saranno, perché ci sarà quello che dirà: ma io gioco una parte diversa, ci sarà quello che gioca: ma io, la mia Simon è migliore di quella che c'è scritto nel libro, ci saranno quelli, ma questo non importa. Non importa, l'importante è che per qualcuno questo libro sia utile e serva anche a migliorare. Io vorrei tanto dare la parola al nostro editore Stefano Ternanini e poi concluderei io. Grazie, io porto solo un saluto. E voglio esprimervi la soddisfazione di essere arrivato, di essere giunto a questo punto del percorso. Ogni volta che esce un libro, per noi editori è una grande soddisfazione, si compie in qualche modo un itinerario di lavoro insieme ai nostri autori. Questo è un libro importante, lo abbiamo sentito, scritto da persone importanti, e quindi la mia soddisfazione raddoppia, triplica, aumenta, cresce. Credo che ogni volta che noi pubblichiamo un libro, soprattutto nella nostra misura editoriale, che è una misura abbastanza piccola, ma ci teniamo a dirlo, il più possibile accurata, ci sentiamo anche un po' partecipi del processo creativo, ci sentiamo anche un po' coinvolti e, come dire, del tutto insieme agli autori nel loro fare e nel loro promuovere il libro, come appunto questa sera. Credo che in qualche modo fare il libro, come noi abbiamo fatto e siamo qui appunto a presentarvelo, sia anche in qualche modo legato al credere nel libro. Oggi si sente molto parlare di questo, si sente molto parlare di libri che decadono rispetto alla propria funzione originale e di altri strumenti che invece rispetto ai libri avanzano, naturalmente penso all'elettronica. In questo caso il libro si presenta non solo come un oggetto robusto, resistente, consultabile, così come ha detto Giorgio Torelli, ma anche come un luogo di possibilità, di incontro, come ha detto Franco Di Stefano. È un libro facilmente consultabile, da parte nostra abbiamo tenuto anche a questo, corredato da un indice molto ricco, molto, diciamo, molto capace di dare al lettore chiavi d'accesso molteplici e di dargli risposte riguardo alle domande che potrà via via porsi. Il libro sarà diffuso, questo è uno dei compiti che attiene, che riguarda l'editore, sarà diffuso certamente attraverso i principali circuiti di bridge nazionali, sarà diffuso nei luoghi in cui si vendono i libri e i prodotti, diciamo, legati a questo affascinante gioco che è il bridge, e sarà anche possibile acquistarlo, direi in maniera non prevalente ma comunque molto importante, attraverso internet. Il sistema di acquisto via internet per certi versi è quello che caldeggeremo soprattutto al di fuori, diciamo, dei luoghi di maggiore interesse, per andare a raccogliere l'interesse dei lettori anche nelle aree meno centrali, diciamo, rispetto alla materia. Chiudo con dirvi appunto che la mia soddisfazione nell'essere qui insieme a Franco Di Stefano e a Giorgio Torelli nel presentare con loro questo libro aumenta nel ricordo di essere già stato qui alcuni anni fa a presentare
un altro libro, quella volta di narrativa di Giorgio Torelli, che era appunto il suo romanzo. Vi ringrazio. Io adesso direi che ho concluso, adesso faremo un brindisi appunto al libro. Volevo soltanto dirvi un'ultima cosa, sono addirittura emozionato per vedervi così numerosi, non me l'aspettavo. Quindi sono molto contento, soprattutto non solo per questa calda partecipazione, che significa che o qualcuno mi amichi, mi vuol bene, o qualcuno mi stima sicuramente, ma soprattutto per aver rivisto persone che non vedevo da anni, che saluto caldamente, non so se mi vedono, credo di sì, Giulia, no, te ti vedo. Allora, grazie ancora di tutti e ci vediamo.